da economia sostenibile. Vuol dire che quello che noi facciamo come uomini e donne non deve creare dei problemi, ma deve essere un'opportunità positiva. E allora la prima cosa, se partiamo con i due slide che ho arrivato meglio a spiegare i concetti, se da problema noi dobbiamo assolutamente passare con una risorsa, non dobbiamo più parlare di rifiuti, ma dobbiamo parlare di recupero e di remissione nel ciclo produttivo dei materiali che normalmente utilizziamo e che quando non utilizziamo più diventano quello che viene considerato rifiuto e che invece noi consideriamo opportunità. E dirò di più, è un concetto che ormai è passato perché fortunatamente noi lavoriamo anche con l'estero e sapete qual è il prodotto più nobile che ha riciclo? È proprio l'uomo, cioè noi siamo il frutto di un riciclo continuo di materiali, di evoluzione, per cui dobbiamo vederlo in maniera veramente positiva. Allora, per parlare di recupero di materiali e non più di rifiuti, dobbiamo passare anche al concetto che la raccolta differenziata non ha numeri percentuali, ma è totalmente differenziata. Il concetto è inutile continuare a dire faccio il 30, il 40, il 50%. Se, come è vero, tutti i materiali si possono riportare in ciclo, noi dobbiamo considerare il 100%, cioè tutto lo dobbiamo raccogliere in un flusso proprio, in un flusso che è destinato a un recupero dei materiali. Quindi smettiamola di dare i numeri, ma raccogliamo tutto in maniera differenziata. Allora i flussi li vedete lì, c'è il flusso dell'umido che va a compostaggio, quindi ritorna in ciclo, c'è poi il flusso della carta e cartone che non lo dobbiamo chiamare assolutamente rifiuto, ma è carta e cartone che ha un proprio riferimento nelle industrie che poi rimettono in ciclo. Ci sono gli imballaggi, cioè tutto ciò che non è carta ma è un imballaggio e c'è il sistema conai che sovrintende assieme alla carta, per cui va tutto a recupero. Poi c'è quella frazione secca e i pannoloni e i pannolini che sono il vostro indifferenziato. L'indifferenziato abbiamo detto che non esiste più, quindi la frazione secca noi l'abbiamo dimostrato che è possibile recuperarla in una materia prima seconda, pure do l'annuncio qui perché adesso è ufficiale, noi abbiamo concluso la fase di sperimentazione e stiamo dando via all'implementazione integrata del primo impianto per il recupero dei pannoloni e dei pannolini, che quindi anche quella frazione viene riportata in ciclo produttivo. E poi ci sono tutti gli oli, le batterie, eccetera, vedete lì, che hanno già dei consorzi per il riciclo. Quindi questi flussi devono essere raccolti e se andiamo avanti. Che cosa ci vuole per fare questo? Punto numero uno, la volontà politica, perché essendo la raccolta e la gestione di questi materiali di competenza del pubblico, deve il pubblico esprimere la volontà, mi pare che qui sia stata espressa, la volontà di dire finalizzo le raccolte alle discariche o finalizzo e parzialmente al recupero, finalizzo all'ingenerimento oppure finalizzo al recupero di materie prime seconde. Dopodiché ci sono le regole certe, le regole da dover implementare sui vari territori, adeguate al territorio, perché è logico che in un piccolo paese ci saranno delle regole diverse, ma le regole base sono quelle di non rovinare i materiali, ma favorire una raccolta che sia in linea con l'azienda del dopo, perché non si riduce alla raccolta. La raccolta è il primo passo per arrivare all'utilizzo dei materiali. Vedete poi l'informazione, come si informa la popolazione, perché posta l'informazione non è solo dire come devi fare, ma ti dico perché
nell'ambito della ricerca, lo studio e la sperimentazione. Pensate a quanto studio, quanta ricerca c'è nel creare un oggetto. Bene, per ritornare in ciclo, per far ritornare in ciclo quei materiali, quegli oggetti, c'è altrettanto studio e altrettanta ricerca e altrettanta sperimentazione. Io sto collaborando con dei professori dell'università sui propri di Napoli che stanno anche testando dei materiali. Mi è stata chiesta anche da parte dei professori dell'università di Salerno, perché è fondamentale portare la conoscenza e inserire in quella che è la ricerca la possibilità di adeguatamente usufruire dei materiali che si vanno a recuperare. Quindi è un passo assolutamente fondamentale. E i nostri ricercatori, devo dire, sono tra i migliori o i migliori del mondo. Mi ritrovo all'estero dovunque. Quindi noi abbiamo le menti e i ragazzi in grado di aiutare questo percorso e di inserirsi anche economicamente in questo percorso. Poi l'organizzazione, questa insomma si tratta solo di adeguatamente trovare dei sistemi, e l'impiantistica, insomma siamo nell'anno 2011, quindi non manca l'impiantistica, le macchine ci sono, dobbiamo metterle in uso. Ecco, per rappresentare cosa vuol dire il riciclo dei materiali, vedete che partiamo dalla produzione, quindi l'ho rappresentato schematicamente, poi c'è chi acquista, siamo noi i cittadini che acquistiamo nei vari negozi, supermercati, a Prato, noi abbiamo fatto i corsi per i cittadini, gruppi di cittadini per quartiere, la spesa consapevole. Non dobbiamo essere oggetto di imposizione di determinati beni di consumo, ma dobbiamo saper scegliere, e anche questo è un percorso molto importante. Cioè dobbiamo acquistare quello che ci serve e non quello che ci viene imposto. Quindi anche un percorso di questa consapevolezza di quello che noi andiamo a acquistare, voglio tradurre in questo modo. È inutile che abbiamo nel pieno del carrello, abbiamo un decimo di materiale che ci serve e 9 decimi di materiale inutile. Dobbiamo rifiutarci di fare degli acquisti che sono contro la sostenibilità. Quando poi abbiamo usato il bene, dobbiamo depositarlo secondo le regole della raccolta differenziata. L'amministrazione si farà carico della presa in carico di questi materiali, del trasporto dove? Del trasporto agli impianti di selezione, che sono il primo anello, perché la selezione vuol dire controllo e vedo di togliere i materiali che hanno immediatamente un circuito economico, quindi li do immediatamente alle industrie che li riutilizzano. Dopodiché è l'avvio a recupero, a riciclo, di quei materiali che non hanno immediatamente un utilizzo, cioè li devo trattare per favorire la loro emissione nei cicli produttivi. Fare riciclo vuol dire rimetto in un ciclo produttivo un materiale, una materia che magari era servita per un altro ciclo. E poi ritorniamo al capo primo, cioè alla produzione. È lì che si conclude diciamo la spirale del recupero di materiali, proprio ancora nella produzione. Quindi quando si parla di sostenibilità in molti paesi extraeuropei, anche in Europa, l'Europa riconosce la sostenibilità delle aziende. Cosa vuol dire? Vuol dire che un'azienda non deve produrre un qualcosa che diventi poi un problema, perché quando io ho un prodotto che poi diventa il rifiuto, cioè diventa una cosa che non posso riciclare, ho creato un problema per tutti. E di vario tipo, da problemi di salute, problema economico, e quindi non si può più fare.
secondo impianto, che è l'innovazione, diciamo, del nostro centro, è proprio quello di aver trovato una soluzione per la frazione secca e per gli scarti della frazione degli impianti di selezione e pure per gli scarti cosiddetti industriali, che non siano tossici, che non siano pericolosi, ma le industrie producono l'84%, quindi sono dati ARPA del Veneto, l'84% di materiali che adesso vanno al riciclo. Quindi è ben diminuita la frazione di ciò che si pensava che non fosse riutilizzato. Allora c'è questo impianto dove è in mano. Ma entrano queste tre frazioni